Entri. Di Battista, Alessandro Di Battista, 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 Di Battista. Alessandro Di Battista. Deputato sciolto del Movimento 5 Stelle, signor Di Battista, buongiorno. Buongiorno a voi. Sciolto. Okay. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao. Parlamentare in uscita ancora per qualche settimana, poi non più. Certo, quindi insomma. Vabbè, guarda che distensione, però solo, la sola idea da morire. Sta per finire. Non... Beh, ho preso questa decisione, l'ho maturata già anni fa. Volevo fare una legislatura sola e tornare poi a fare le cose che mi piacciono fare. Non vedo l'ora. Non si è pentito, no? No, no neanche. No, adesso... poi ci penso, no? Infatti, sto dando un sacco una mano e credo anche di dare un contributo. E quindi ci penso, no? Penso a mia mamma, qualora insomma, potrei diventare ministro, sarei potuto diventare ministro. Sì, no, questa volta sì. No, saresti diventato sicuramente ministro, sia invece ho rinunciato per caso. Una scelta di vita. Però potrebbe ancora diventare ministro, secondo me che ha bisogno di candidarsi. Per no, però io non sarò nella lista dei ministri del Movimento. Anche perché quella che fate, quella è, quella sarà. Ma lei, sì, io partirò a giugno. Ma lei la conosce la lista? Conosco qualche nome. Quanti ne conosce? Non, tanto, non ce li dice, no, ma solo quanti ne conosce? L'indovino con no, uno. No, ma per sapere, no, ma ne conosce uno, due, tre, cioè, o cinque. Io voglio solo sapere se c'è l'avvocato, come si chiama? L'avvocato DJ. Ma chi è l'avvocato DJ? Loro. Ah, buona fede, perché ci tiene. Io non vi dirò nulla. Guarda, vi presenterà Luigi Di Maio. Non si sa quando. A tempo debito, ma... prima delle elezioni. Beh, certo, questo ce l'ha detto sempre Di Maio. Però... guardate, ma gli altri quando li presentano? Certo, chi lo sì. Senta, ma quindi allora, lei dice che sua mamma è un po' dispiaciuta fatto poter diventare ministro. Beh, insomma, è normale. Poi mia mamma è pure dispiaciuta perché è diventata nonna da poco e porterò per un po' mio figlio fuori dall'Italia. Perché partite a giugno? Sì. E dove andate? Sì. Dalla California e poi scendiamo per l'America Latina e farò un anno di reportage all'estero, studiare un po'. Voglio studiare un po', non soltanto altre lingue, ma studiare tutta quella che definisco la politica del possibile. Sono cose nel mondo molto più interessanti del Rosatellum, ve lo assicuro. Ci vuole anche poco, scusa. Ci andare fino a Sud America. E questo anche basta per andare a... Frosinone, vuol dire. Sì, sì. E ma questo quindi... anche per dare un contributo al movimento di idee e proposte. Dove va a vivere? Cioè, va a vivere in un... sarà semplicemente. Assolutamente itinerante. Itinerante? Sì, da San Francisco in giù. Ma, fino a per... ma guidi tu? No, cioè, andiamo con i mezzi pubblici. Con i mezzi pubblici, non in macchina. Guardate, l'ho sempre sognato e lo vado a fare. Con i mezzi pubblici? Che nella vita bisogna... è una scelta ottima, mi sì, sembra. Secondo me. Cioè, sì. Poi si fa così a questa età quando sei giovane, se non conosce così energie. Sì, io ho viaggiato tanto in vita mia perché ho lavorato nella cooperazione internazionale. In Guatemala ho vissuto 2 anni, ho lavorato in Congo con un'associazione che si chiama Amca Ollus. Feci tutta la Transiberiana da Roma a Pechino senza prendere aereo, ovviamente. Quindi per me il viaggio è importantissimo, però non avevo mai viaggiato. Sarete in famiglia. Sarete solo voi tre, tu, Sara e Andrea, giusto? Sì, se vuoi venire anche tu. Posso raggiungere un po', perché fate un anno. Farò 40 anni il 4 agosto, ti dirò dove sarò. Io il 18 agosto faccio un po' di più. Senta, ma non ha chiesto alla Raggi di poter fare anche un giro per Roma con i mezzi pubblici? Nel senso, che è un po' più complicato di quello di... Le questioni relative a Roma, è vero, non sono facili, però io prendo sempre i mezzi pubblici, non specifico il 2, da Piazza Mancini. Il 2 è un mezzo che funziona. Meno male, quello. Senta, ma quindi allora ha detto che sua mamma è dispiaciuta per il... Beh, normale. Il piacere è solo rimandato, però, scusa, anche perché tu tra 5 anni... tornerai. Beh, non è che, cioè, senz'altro, insomma, anche prima tornerò, poi nessuno mi impedisce di ricandidarmi, però valuterò nella vita. Io in tutte queste certezze non ce l'ho, non so. Ma quindi, se poi ci sarà dopo un anno in giro, se avrai voglia ancora. Ma un anno fai in giro? Sì. Quindi parte a giugno e torna nel 2019. Io ho lavorato in una comunità indigena in Petén, nel nord del Guatemala. Ci sono stato lì tanto tempo, mi occupavo di educazione, progetti di formazione con le donne e lì festeggerò il compleanno di mio figlio un anno nella comunità indigena che dove è a ottobre. Sì, ottobre. Sì, ottobre, scusate, il 24 settembre. Cioè, ho fatto il trucco per vedere se lo sapeva. Senta, ho già dimenticato prima del primo compleanno. Ma al momento è un addio definitivo, nel senso che si è proprio rotto della politica dell'aula. Non alla politica, no, dico alla politica nelle aule parlamentari. No, io non mi sono stancato. Voglio fare un'altra cosa che oggi mi ispira di più. Che ma anche se non avesse avuto un figlio. Sì, diciamo che quando ti nasce un figlio
ti aiuta a confermare delle decisioni sulla tua vita già prese. Però io questa cosa la dissi pubblicamente nel 2014 a Scanzi nella sua trasmissione, soltanto evidentemente nessuno ci ha creduto. Ma nessuno crede a Scanzi, cioè, no, più che altro nessuno crede ai politici che dicono mi ritiro, no, cioè, quanti esempi cioè io penso che non andrebbero più votati soltanto per questo. Che credibilità possono avere certi personaggi che hanno detto qualora dovessimo perdere il referendum spariremo dalla vita politica, e oggi la Boschi la candidano dovunque tranne alle Cayman, dove probabilmente prenderebbe qualche voto in più di qualche banchiere. Può cambiare idea. Però la credibilità, certo che si può cambiare idea in politica. Uno può pensare ad un'idea e poi può cambiare idea rispetto a una proposta, per carità. Non è che cambiare idea è sempre sbagliato, ma quando tu fai campagna, quindi mettendoci la faccia e dicendo qualora dovessimo perdere il referendum spariremo dalla faccia politica del paese, e poi non lo fai, diventi sottosegretario, ti fai paracadutare dovunque, ti candidi a Bolzano, cioè, questo è mancanza di credibilità. Il fatto stesso che lei dica, ho sentito prima, speriamo di sfondare 25%, ma vi ricordate era il PD del 40, cioè non li vota più nessuno. Idea. Io pure li votavo una volta. Numericamente. Ma anche oggi lei tu li votavi da sì, giovane inconsapevole. Assoluta, guarda, hai detto proprio bene, da inconsapevole. Cioè, quanti anni avevi? Beh, votai il PD quando ci fu Veltroni in quelle elezioni là. Le piaceva un po' Veltroni, eh. Diciamo che io credevo che fossero opposizione a Berlusconi. In realtà mi sbagliavo veramente. Poi col tempo ho capito che sono la stessa cosa. E si vede adesso dalle liste che candidano gente di Forza Italia. Quando era candidato premier sì, quando praticamente, se non sbaglio, era da poco stato fondato il Partito quando Democratico. Diceva il principale sì, che non gli ha portato bene. Infatti non nominare 8. Berlusconi, invece io lo nominerò tanto, certo. Io farò un tour adesso, parto domani in camper, vado anche ad Arcore, a 300 metri dalla villa di Berlusconi. Alzerò la voce sperando di essere... In camper, con chi va in camper? Chi guida il camper? È un ragazzo, insieme vado a due o tre persone, diciamo, del mio staff. E ti metti di fronte a casa sua? In un largo. Mettiti lo stecchino nel citofono. Tipo lo scotch. Penso che le spari, no? Si sta avvicina con lo stecchino. Beh, e poi fa tutto il tour della Boschi, fa Laterina, fa Arezzo. In realtà il tour della Boschi, Laterina no, perché Laterina non so se la vedranno più. Beh, sì, però abitava lì, no? Abitava, esatto, però se la conosci la eviti. Abitino i suoi genitori. Poi va anche a Bolzano va. Sì, a Bosen. Siamo vicini al reato di stalking. Cioè, nel senso che no, io vado soltanto. Ma la precedi, la segui o la affianchi? Non lo so. Io a Bolzano vado soltanto a mettere in guardia i cittadini di Bolzano, perché quello che hanno fatto al risparmio dei cittadini italiani è stato indecente. Però i truffati del salvabanca. Lì sembra un collegio strasicuro per la Boschi. Lo so, però io vado lì per il mio dovere civico, non da candidato, è quello di informare i cittadini sulla pericolosità politica di certi soggetti. Senta, questo è il mio dovere. Signor Di Battista, lei 5 anni fa, diciamo, tendenzialmente di fatto era uno sconosciuto, no? Ma chi l'avrebbe mai immaginato? Adesso è una rockstar. Beh, mi sono guadagnato, io credo di essermi, sapete, un politico è difficile non ascoltare questa frase. Io oggi ho fatto un video per lanciare il tour e ho detto, avete il dovere di accompagnarmi perché io mi sono comportato bene. Io ho maturato la credibilità con tanto impegno, quindi sostenete. Una bella autocritica. No, ma dicevo, però è vero. Il fatto di essere diventato un personaggio così famoso, cioè com'è che le ha cambiato la vita? Perché tra essere uno sconosciuto totale e andare in giro, immagino che insomma ovunque la riconosca. Sì. Poi mi fa anche piacere perché di norma le persone mi fanno i complimenti, poi qualche volta ti fanno prima i complimenti e poi ti dicono il loro problema, in quest'ordine. Assolutamente sì. Questo è anche per poi quello di tutto, andare, qualsiasi problema, no? Fuori. È qualsiasi. Proprio così, sì. Qual è l'insulto più comune che le perché diciamo quelli che dicono bravo, bravo, va bene, ma quella che no, io non sono mai stato insultato, perlomeno non vis-à-vis, poi forse dietro, quando almeno qualcuno sicuramente. Senta, noi siamo in diretta sulla nostra pagina di Facebook, Giorno Pecora Radio 1, vuole condividere anche sulla sua pagina questa diretta? Mi sa che ho lasciato il cellulare là in carica. Ma te lo riportiamo, ti preoccupare. Non c'entrate dentro, ci sono tutti i segreti di Napolitano. No, cioè, glielo portiamo perché quando è stato qui Di Maio un po' di giorni fa ha fatto il record 5600 mi piace programma. E 2957 condivisioni. Vogliamo vedere se lei riesce a fare più di Di Maio. Se adesso le portiamo gentilmente gentiloni le portiamo il portarmi il cellulare condividiamo. Lei ha più mi piace sulla sua pagina di Di Maio. E quindi? No, non so, ma no, niente, non era. Guarda con che umiltà. No, ma chiedo, era senso. Come, vabbè. Quanti ne hai tu? 1.3 milioni, quasi 1.4 milioni. Senta, le piace quando la chiamano Dibba?
Ma era il mio soprannome al liceo, certo, e effetti, credo che mi sono arrabbiato alle volte con qualche giornalista perché mi chiamo Alessandro Di Battista, è giusto chiamarmi con il mio nome. Cioè, che quando scrivono sui giornali Dibba? Sì, è una cosa secondo me poco rispettosa, però chi se ne frega. Ma la chiamano così anche in famiglia, Dibba? No, mia mamma mi chiama Alessandro. Ma tu così lungo? Alessandro non è vero, non ci credo. Quando nessuno è arrabbiata Alessandro, sono Ale. Perché se dice Alessandro è già andato via da una sera. E tuo padre? Mio padre mi chiama Ale, tra l'altro mio padre è un fan tuo. Sì. Ma davvero? È spiegabile questa cosa. Ma da cosa hai colpito di grazia nel Beh, dall'intelligenza. Ti trova anche una bellissima donna. Anche? Addirittura, non avrei mai detto questo. E poi? Sei un caffone, lo so, lascia parlare un uomo elegante. Dice sempre che sei molto simpatica, garbata, intelligente. Garbata. Guarda, una scusate, devo andare. Scusate, in questo momento, Battista, siccome è il deputato di Battista, salutiamo il papà di Alessandro. Non sa fare due cose contemporaneamente. In questo momento sta condividendo. Ho scritto un giorno anziché da pecora. La prima cosa che esce fuori è un giorno in pretura. Sì, anche tu perché sei un fan di un giorno in pretura. No, è che essendo un politico, è un attimo che su Facebook gli compare quella cosa lì. No, nel senso, un politico è automatico. Questo lo dici tu, populista. No, per i politici. Populista, no, populista. No, ma populista. Non per me. Ma populista è lei, scusi. Che devo fare allora? Devi andare sul giorno da pecora e condividere. Non è difficile. Non so se conosce Facebook. Lo conosco. Condividi sulla sua pagina. Però sai che io faccio, dato che la voglio pubblicare nella pagina quella più seguita, perché ho due pagine, faccio il copia link. Copia link. Però se fai il copia link, scusi, non vengono le condivisioni su di noi, non possiamo fare il gioco con Di Maio. Certo che vengono le condivisioni su di voi. Vanno solo su di lei. Deve fare condividi sulla sua pagina. È complicato, complicato. Perché ho l'applicazione collegata alla mia pagina privata. Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'applicazione pagina privata, collegata privata. Pagina privata, sono garbata, garbata. Populista. Onestà.
su Radio 1. Scoperta shock! Cavie umane di lingua tedesca utilizzate per testare la tossicità della candidatura di Maria Elena Boschi. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1. E cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oggi con noi c'è Alessandro Di Battista. Di Battista, Alessandro Di Battista. Deputato sciolto del Movimento 5 Stelle, lo potete vedere in radiovisione sulla nostra pagina di Facebook, Giorno da Pecora Radio 1, e anche sulla pagina Facebook del signor Di Battista, lo riconoscete perché è l'unico che non si ricandida un'altra volta in Parlamento, perché noi non siamo mai candidati prima, quindi insomma non abbiamo quel rischio. E diciamo 40 anni tra poco, insomma. Il microfono, li apriamo un attimo. Che 40 anni, ad agosto, il 4 agosto. Sono tanti 40 anni, eh? Eh sì. Comincia a essere... Poi quegli ultimi 5 sono passati, sono proprio volati. Cos'è che non riesce più a fare? Nel senso che quando si sente vecchio, insomma... Che prima faccio tutto, però per esempio quando faccio sport ci metto un po' più giorni a recuperare. Tipo cosa fa? Di che sport fa? Io gioco a tennis, vado anche a correre. Corre? Quanto corre? In un'ora, no, che lui ha la passione. Sì, no, cosa fa in un'ora? Cosa mi percorre? Sono molto, diciamo, un professionista. Farò in un'ora, penso, 6-7 km. No, non è male. Sì, pianino. E poi ci mette però un po' più di dolore, più affaticato nei giorni... Beh, sì, recuperi, ci vuole un po' più di tempo. Sarà sempre peggio. Te lo dice per esperienza personale. No, infatti è bene fare le cose che si ha voglia di fare quando si è in tempo. Però comunque rimane, diciamo, sempre più bello dei 5 Stelle. Beh, io ti ringrazio. Beh, non so chi è che c'è di... Chi c'è d'altro di... di cosa simpatica Geppi, chi c'è di meglio? No? 5 Stelle... Aspetta, stiamo pensando... No, è il più bello. Più bello? È il più bello. No, vabbè... Beh, chi c'è... Perché gli altri sono Buona Gio... Fede, no. Buona Fede è come portachiavi. sì, cioè, no, chi c'è? Crimi, no. No, poi c'è, vabbè, Toninello. Sì, piace le riccioli. Se ti piace le riccioli, gli addominali massardati, come ce li ha lui, che si fa le foto, le mette... Una volta si diceva che i leader politici, insomma... Tu sei anche alto, perché per esempio Di Maio è basso, no? Non è basso lui. È basso, uno per un uomo, 1,70 m, fatevene una ragione, è basso. Io però non credo che sia alto 1,70 m. 1,72 m. 1,75 m. Con i tacchi interi dell'Intrepido arriva. Vabbè, ma senta, no, una volta si diceva. Tu quanto sei alto? 1,80 m? 1,92 m. Ragazzi, lei è troppo alto. L'abbiamo visto solo seduto, quindi. Sì, no, è entrato in piedi. Insomma, io l'ho seduto. No, dicevamo, però insomma, una volta si diceva che i leader politici avevano grande successo con le donne, no? Succede così anche. Non mi guardi così, sto Di Battista, no? Chiedo, succede così anche a lei. Ha chiuso la baracca, adesso, sì, hai capito? L'ha chiusa da poco, però dico, nel senso... Io con la mia compagna ho avuto un grande successo, che risposta. Sì, scusa, ma uno deve anche salvaguardare l'equilibrio familiare. Ma siete fidanzati da un anno e mezzo, ecco, prima. Come tutti ho avuto un passato. Tutti. Beh, leader politico di grande successo. No. Non è che questo mi abbia aperto così tante porte. Non c'è mai stato nessuno alla Camera di altri schieramenti che un po' ci ha provato, no? No. Nessuna? No. Ti saresti mai potuto innamorare di una del PD? Ma insomma l'amore è cieco, come alcuni elettori del PD. ma non così tanto, dice cieco, ma insomma, una di Forza Italia? Ripeto, l'amore è cieco, però non è successo. No, uno di Ala? No, credo che Ala abbia soltanto... Uno di Potere al Popolo? No, non lo so. Senta, Gramellini di lei dice, Diba sta a Di Maio come Che Guevara a Fidel. Ma non lo so, insomma, complimento fa queste robe qui. No, ma è un complimento oppure... Penso che i paragoni con personaggi storici... Comunque, lei sarebbe Che Guevara, voglio dire, non è andata male... No. Sì, non lo so, che devo commentare paragone un po' così. Mentre Sallusti dice il finto mammo con i soldi di Berlusconi. Qui già è un po' più aggressivo. Ci attaccano un po' tutti, sì, certo. Dovunque. Sì. Perché aver scelto Mondadori come casa editrice per alcuni Rizzoli. È una... Rizzoli. Vabbè, io l'ho sempre detto, facesse l'editore e basta Berlusconi. Mm. Facesse soltanto l'editore. La figlia in realtà. Esce dalla politica, va benissimo. Però si poi dedichi soltanto alla sua attività. Il problema è che dice: io sono andato dalla D'Urso. Dalla D'Urso? Come mai dalla D'Urso? Una volta si ricorda era il male assoluto. Ma io onestamente io l'ho detto, con me è stato molto corretto. Sì. Ho potuto esprimere le mie idee molto tranquillamente. Lei lascia parlare, poi fa anche interviste molto lunghe. Questo... E c'è andato il Berlusca la settimana prima, ha detto: io odio la politica, eccetera, eccetera. E io mi sono segnato gli incarichi perché uno si dimentica che è stato 5 volte deputato, una volta senatore, 4 volte presidente del Consiglio, una volta presidente del Consiglio europeo, una volta
ministro degli affari esteri, una volta ministro dell'economia e delle finanze, una volta ministro dello sviluppo economico, una volta ministro della salute ad interim, una volta ero deputato e 3 volte consigliere comunale a Milano. Odia la politica. E soprattutto perché tutto quello che oggi promette di voler fare non l'ha fatto quando è stato tutto questo. Io ho fatto soltanto il deputato della Repubblica e io ero al liceo quando Salvini venne eletto la prima volta al Consiglio Comunale a Milano nel 93, un anno prima della scesa in campo di Berlusconi. Però tutti e due fanno parte della coalizione che probabilmente avrà più voti di tutti. Questo lo dici tu. No, vabbè, nel senso, i sondaggi li leggi. Io spero, ma lo dico sinceramente, io spero che anche il tour che inizierò domani da Viterbo, alle 19 in Piazza Unità d'Italia. Alle 19, 19 ragazzi, Piazza Unità d'Italia a Viterbo. Possa anche avvicinare tante persone che magari in questo momento pensano di non andare al voto. Però che idea si è fatto? Perché, nel senso, secondo i sondaggi adesso Berlusconi e Salvini sono la prima coalizione? Perché secondo quello che dice lei... Io secondo i sondaggi vedo che Forza Italia c'ha il 14-15% quando aveva il 33-34%, per cui io questo ritorno di Berlusconi hanno perso più della metà dei loro voti, io non li vedo. Poi io lo dico sinceramente ai cittadini, lo dico da non candidato. Da non candidato, cioè avrei avuto la poltrona assicurata, ve lo dico, assicurata, che chi non vota per fare un torto al sistema, in realtà vota, cioè vota gli stessi partiti politici che l'hanno spinto a non votare, è una contraddizione. Infatti io spero che tante persone possano partecipare al tour che farò, conoscere il nostro programma, io farò delle belle denunce, andrò in tanti posti, mi impegnerò da cittadino, da parlamentare uscente, spero che questo possa avvicinare tante persone. Berlusconi dice che siete una setta guidata da un ex comico. E vabbè, detto da uno che ha fondato un partito con Dell'Utri in carcere per aver favorito Cosa Nostra. Ma ce n'è per specchio tutti. Riflesso. Ce n'è per tutti, no, specchio riflesso. Dice poi che... evidentemente offende milioni e milioni di italiani che credono nel Movimento 5 Stelle. Dice anche che siete peggio dei comunisti, che non so se è un'offesa o un complimento. Con una frase riesce a offendere due o tre categorie insieme, il talento di Berlusconi. Sì, tra l'altro una cosa che io ho sempre pensato, Berlusconi vi ricordava il comunismo, il male assoluto, eccetera, eccetera, e poi lui ha rivotato Napolitano, Presidente della Repubblica, quindi che era il ministro degli esteri del Partito Comunista di allora, l'ha rivotato Berlusconi e l'ha fatto votare. Quello che a detta di Berlusconi ha ordito il colpo di Stato contro di lui, no, quando è entrato il governo Monti, e poi l'hanno rivotato, vedete, faranno di tutto pur di non far governare il 5 Stelle. L'obiettivo dei partiti politici non è governare, ma è impedire che governi il 5 Stelle. Oggi Alfato ha detto che il Movimento 5 Stelle può prendere il 35%. Sì, secondo me possiamo prendere tanti voti. Io vedo che siamo molto forti. Poi dipende soprattutto da quante persone saremo in grado di convincere ad andare al voto. Ripeto, tra quelli che non hanno più votato... Che non votano dopo, sì. Ma c'è tanta gente che è delusa e schifata, ma io pure ero delusa e schifata e per quello mi sono candidato. E continuo a fare il mio dovere da cittadino o da non candidato. Senta, signor Diba, entriamo nell'argomento che tutti vogliono sapere, il governo, no? Senza che lei ci faccia il pippone, per cui se diventate il primo partito fate l'appello per punto il vostro programma. Che sappiamo tutti che è una cosa che non è fattibile, nel senso che... No, non vi faccio il pippone, vi dico una cosa il problema diversa. È, cioè, come fate a governare? Perché, diciamo, verosimilmente nessuno dei tre poli, diciamo, cioè il centro-sinistra, centro-destra e voi, avrà una maggioranza necessaria per governare. Quindi questo dovrebbe anche indurre scelte. I cittadini italiani a non votare coloro che hanno voluto questa legge elettorale, che comunque è così schifosa. Perché questo sarebbe già un primo passo, non votare coloro che hanno votato una legge elettorale che, come dite tutti voi, già diciamo produrrebbe ingovernabilità. Però, il problema è che per i partiti politici l'ingovernabilità è il terreno migliore, perché in acque torbide costoro lor signori pescano meglio, e chi vuole l'inciuscio perenne vuole le acque torbide. Però scusi, cioè, come fate ad andare al governo voi? Perché qualora dovete allearvi con qualcuno, non le faccio il pippone. Perché quella cosa che dice lei è una cosa che può funzionare su qualche provvedimento, ma non su quello che dico io. Lo dice la Costituzione, ci si presenta alle Camere e io credo, dato che ho conosciuto, io una cosa ho un po' cambiato nel mio modo di vedere la politica in questi 5 anni. Io quando sono entrato 5 anni fa credevo che fossero tutti ladri. È evidente che dei delinquenti ci sono, e assolutamente uno o due che non lo sono. Due sono stati arrestati. No, dico uno o due che non lo sono, dice adesso. No, ci sono persone oneste e anche con voglia di cambiare le cose in tutti i partiti politici. Io ho conosciuto persone, diciamo, nello schieramento di sinistra, brave persone, bravi deputati, alcune persone della Lega, brave persone, io l'ho sempre detto. Mi auguro che tutti questi soggetti, che appunto coloro dovessero essere rieletti, penseranno prima al benessere collettivo, all'interesse generale, e meno agli interessi di partito. Però, scusi, signor Di Battista, lei lo sa. Quindi io spero che ci daranno la fiducia. Sì, ma lei una volta non aveva la televisione in casa, poi ha avuto una compagna e la compagna voleva la televisione, e a quel punto avete la televisione in casa. È il compromesso. Esatto. Allora, se voi volete per amore
bene, del benessere della coppia, oltre che del tuo, perché sennò... Sì, perché durante la gravidanza mi ha detto, io sto a casa, tutto certo. quanto, ma lo posso vedere almeno la tipo, io avevo fatto tutto un lavoro per non pagare il canone, certo. che ci hanno messo in bolletta quelli che oggi dicono di volerci togliere, altra roba incredibile. E quindi alla fine ha ceduto e c'è la televisione. Quindi voi troverete qualcuno che vi dirà, guarda, io sono incinta, tutto il giorno in casa, voglio vedere un po' le televisioni, vi appoggio, vi voto, però voglio... La questione o che il premier noi... non sia Di Maio, o che mi date un ministero, però... o che fa... no, è legittima no. come richiesta. Le robe e le spartizioni di poltrone non fanno parte del no, ma se io vi appoggio, nel senso io vi appoggio il vostro governo, si voglio... Io chiedo, ma sì. qual è? Cioè, ma non è bello fare il parlamentare della Repubblica? Non è onorevole non essere deputato, ma avere l'occasione di intervenire con delle leggi per migliorare la situazione di vita del popolo italiano? Certo. Cioè, è una cosa incredibile. Io lo sto dicendo. Ma a uno lo fa se c'è la maggioranza, se non la maggioranza, certo. deve provare anche ma le allora, leggi. Allora, i futuri parlamentari, no. ma vogliono non capire che hanno un'occasione storica per fare delle cose buone per il paese? Cioè, tornare a casa, guardarsi allo certo. specchio, soddisfatti. E allora, però dato che fare tutti. Un'alleanza. Dato che però i partiti politici oggi presentano tutti i punti del programma, alcune sì. cose condivisibili quando le leggi nel programma, poi bisogna sempre vederli alla prova dei fatti, sì. alla prova dei voti. Io dico che qualora 5 Stelle presentasse come appunto un governo con determinate priorità di governo, io credo che coloro che hanno queste stesse priorità di governo nei loro programmi devono appoggiarle. Arrigo Sacchi, buongiorno! Buongiorno! Il più grande bravo. Allenatore di tutti i tempi! Cala! No, no, come? Chi è stato meglio di lei, signor Sacchi, scusi? Vabbè, no, ce ne dica uno, guarda, non gliele chiedo due, ma ce ne dica uno. Ma ce ne sono tanti nella storia. Tipo, chi è stato meglio di lei? Se lo sa, guarda, io mi sforzo, ma... Nichols è stato un grande. Nichols, la grande Olanda, la grande Olanda, quella lì, credo. Era del calcio totale. Lobarovski è stato un altro grande. Stiamo parlando della Russia, certo. Non lo so, senta, signor Sacchi, in studio con noi c'è Alessandro l'Ucraina, Di Battista, l'Ucraina. Sì, era la Dinamo Kiev, se non Vi conoscete, signor Sacchi, con il signor Di Battista? No, personalmente no. E lei, signor Diba, è sempre tifoso della Lazio? Io sono tifoso della Lazio e così. Mister Sacchi, io, tra l'altro, Mister Sacchi è veramente una persona per bene sì. e è stato veramente un grande allenatore, ha portato un gioco del tutto innovativo e a me piacciono questi allenatori, io sono zemaniano, Mister Sacchi, io ho sempre apprezzato Zeman sotto tutti i punti di vista. Signor Sacchi, scusi queste critiche un allora, po'. Allora, guardi, quando l'ho prese Cragnotti... Sì, alla Lazio. Devo dire che... lui m'aveva chiesto se facevo l'allenatore della Lazio, io dissi di no perché ero con la nazionale. Certo. E allora lui mi disse, ma chi mi consiglia? E io gli dissi, Zeman. Lui mi rispose, no, non ho speso 100 miliardi, che sì. non so, vabbè, sì. 100 milioni. Di più. E poi dopo 2 o 3 mesi giocarono contro il Foggia, dove allenava Zeman, e non solo vinse il Foggia, ma giocando molto meglio. Allora mi richiamò e disse, è sempre convinto di Zeman? Sì, sono sempre convinto. Certo. E dopo... E lui se non sbaglio vinse quel Foggia Mister 4-1. E chi c'era? Quello Ciccio Baiano, Signori, quello lì era... Signori era già passato la Lazio, però quello Sciamò! Forse c'è anche Sciamone. Sciamò, che veniva sempre ammonito. Petrescu c'era davanti, beh, quel Foggia di Zemanlandia c'era Ciccio Baiano, Rambaudi e Signori. Meraviglioso. Veramente questa nostalgia della Lazio... Del Foggia. Signor Sacchi, secondo lei il signor Di Battista, che giocatore le fa venire in mente? Io spero che sia un giocatore offensivo. Non difensivo. No, non credo che mi sembra offensivo. No, è offensivo. Certe volte è anche molto offensivo. No, però non in quel senso, è un giocatore d'attacco, di carattere. Questo è un paese che storicamente, dopo i periodi dei romani, si è sempre difeso. E difatti anche nel calcio. Sì. Il calcio è lo specchio della vita. Infatti non abbiamo né l'allenatore nazionale né il presidente della federazione, direi, signor Sacchi. No, e poi adesso non c'è di più, le dico di più. Sì. Pensiamo che ingaggiando una persona possiamo risolvere tutti i problemi. Questo sia nel calcio che nella politica, dice. Beh, anche è successo, purtroppo quando è successo nella politica fu un disastro, certo, no? E nel calcio e si mette una pezza, è un paese difficile il nostro, paese difficile, quando prima sentivo c'era Di Battista che pensava che tutti fossero ladri, no, non tutti, no. Molti. I politici rispecchiano esattamente proporzionalmente come siamo noi cittadini.
Allora ci sarà qualcheduno che è onesto, qualcheduno che è meno onesto, qualcheduno che è un arrivista, qualcheduno che è un menefreghista, e ci saranno qualcheduno che ha delle idee, però se non si fa sistema, se non si fa squadra, non si va da nessuna parte. Ascolti mister, ieri Matteo Renzi ha detto vogliamo giocare all'attacco, non col catenaccio, più sul modello del profeta Arrigo Sacchi che su quello del pur grandissimo Nereo Rocco. Lo sapeva che ha detto questo. Non sono un profeta, però... Il profeta di Fusignano, scusi, Sir Sacchi, la chiamavano così. Cioè, quella era una presa in giro. Guarda che era vero, Sir Sacchi, non era una presa in giro. Comunque, vede, chi gioca d'attacco è evidente che crede nelle proprie idee, nel proprio lavoro. Sì. Ed è ottimista. Sì. L'ottimismo ti apre naturalmente alla speranza di un futuro. Sì. Chi gioca in difesa evidentemente non costruisce, distrugge. Ma a lei sembra che il PD di Renzi giochi alla Sacchi? All'attacco? Sì, così ha detto Renzi. Giocava una volta all'attacco, poi adesso mi sembra un attimino meno, spero che ritorni a giocare all'attacco. Come le sembra che giochi adesso? Tipo che gioca? È in attesa, molto probabilmente... Tiene palla? Le sconfitte non aiutano, certo, quindi è un po' impaurito, tiene palla e aspetta di far passare un po' il tempo. Sì, è un attimo di riflessione, diciamo. Ma ha più bisogno di difendersi o di attaccare Renzi in questo momento? Ma io credo che si debba sempre attaccare. Se vogliamo seguire l'evoluzione, il mondo gira a delle velocità supersoniche, noi non siamo capaci di tenere quel ritmo. Siamo dei conservatori non sempre illuminati e pensiamo sempre che i valori non contino. Abbiamo il codice penale civile più voluminoso del mondo e siamo fra i più corrotti del mondo. Allora nel calcio succede che passiamo tutta una serata a vedere se uno è in fuorigioco di un centimetro o meno, ma che se meritava che fosse fuori gioco anche di un centimetro, che cavolo. No, poi se hai degli avversari è fuori gioco, se è della tua squadra no, signor Sacchi. Sì, non è, sì. Perché purtroppo il merito non conta più. Senta, cioè Renzi dice sempre che sapendo che lui sa che giocando all'attacco si prende anche qualche gol. Ma non so cosa voglia dire. In Spagna, dicono che i campionati si vincono, vince i campionati chi fa più gol. Certo. Da noi si è sempre detto chi ne prende meno. Ne prende meno, sì. Ma questa è la nostra natura. Noi non abbiamo mai fatto una guerra di sfondamento, al massimo dei piccoli passi. È la nostra storia. È una storia dove di delazioni, di sotterfugi, anche dove la furbizia è considerata, e nel calcio la furbizia è paragonabile al tatticismo, dove tu aspetti che l'altro sbagli per sparare. Infatti oggi Carlo Tenuto su Repubblica ha scritto che in realtà con lei era privilegiata la disciplina e non l'estro. Secondo lei Renzi è poco disciplinato? No, allora io ho sempre pensato, c'è stato un grande scrittore che diceva, anche mediografo, diceva senza un copione ci può essere solo improvvisazione e pressapochismo. Siccome sono in 11 e quando uno improvvisa gli altri non sanno dove andare, allora cercavo di che la loro intelligenza, il loro sistema nervoso avesse recepito tutte le problematiche che l'avversario ti poteva creare. Regolamentare l'estro. Ma comunque non so se vi ricordate, mister, Milan Real Madrid 5-0, insomma, quello fu organizzazione di gioco e estro. Gol di Ancelotti da fuori. Senta, signor Sacchi, l'ultima cosa, oggi è morto a 84 anni Azeglio Vicini, allenatore della nazionale a Italia 90, che fu l'allenatore della nazionale prima del suo arrivo. Che ricordo ha lei? Dunque, io lo conosco, tanto è una persona buonissima, sì, ed è stato un grande professionista che ha dato la vita per migliorare gli altri. Quindi... Signor Sacchi, grazie di esistere. È un grande dispiacere, certo, per tutti quanti, allenatore delle notti di Italia 90. Grazie di essere esistito, grazie di esistere, signor Sacchi, arrivederci. Ci saluti Renzi, grazie se a voi, lo vede. Buona giornata, grazie. È un signore. E chi è? È un signore. Questa è Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è un signore. Chi? Noi. No. Romano Prodi si è risvegliato, dal letargo, dal suo letargo.
voterò per il centro-sinistra. Chi ha detto Prodi, ha detto chi è fuori dalla coalizione, non è per l'unità. Grasso gli ha risposto deciso, Pietro Grasso, Piero, Pietro, Piero. Il centro-sinistra è diviso, un tantino è diviso, un tantino per colpa di chi? Matteo Renzi, eh sì, e del PD. Frato Iani ha detto che il PD ha realizzato i migliori sogni della destra, arriva Bersani, liquidati tutti dal PD, quelli che parlavano di centro-sinistra. Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1. Cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Oggi con noi c'è Alessandro Di Battista. A me mi gusta Alessandro Di Battista. Baila, baila Di Battista. Deputato sciolto del Movimento 5 Stelle, lo potete vedere in radiovisione sulla nostra pagina di Facebook, un giorno da pecora Radio 1, anche sulla sua pagina. Tra poco controlliamo come va la sfida con Di Maio, per chi fa più mi piace e più condivisioni, non so cosa voglia dire, niente, penso. Allora, come va la vita da papà? Andrea dorme? Sì, abbastanza. Lo dormite ancora con il fonno, con Anna Oxa? No, ormai, no, ormai non più, si addormenta da solo, tranquillamente. È bravo, dorme tutta la notte? Non dorme tutta la notte, ma è un bambino veramente buono, molto tranquillo. Io credo che il parto che abbiamo avuto sia correlato alla sua tranquillità, perché è stato un parto bellissimo, molto molto naturale. Io ho letto un libro, anche la mia compagna, che si chiama Per una nascita senza violenza, scritto da un ostetrico francese degli anni 70, e grazie a quel libro abbiamo chiesto poi all'ostetrica in sala parto una serie di cose e abbiamo ottenuto un parto che, se ci pensate, un parto è sempre un'esperienza traumatica per un bambino che sta lì a temperatura costante, con una luce costante, eccetera eccetera, esce fuori, certo, lucido, l'abbiamo ottenuto il meno traumatico possibile. Secondo noi questo è correlato alla tranquillità di Andrea. E questi consigli del medico francese sono legati alla luce, alla temperatura? Sì, a quante persone sono in sala parto, alla luce, al fatto, noi abbiamo chiesto all'ostetrica di mettere subito Andrea sulla pancia della mamma, e è stato molto a lungo, e infatti mio figlio è nato, ha pianto un istante, è stato messo dall'ostetrica sulla pancia di Sara e si è subito tranquillizzato e non ha più pianto. Tu sei stato un papà coraggioso, sei stato là dentro? Sì, io stavo lì e non mi ha senza dato nessun cedimento? No, nessuno. Tra l'altro io non c'era, grazie a Dio, io non mi ricordo neanche il sangue. Sara è stata forte, cioè vedere una donna mentre partorisce a noi uomini ci fa proprio essere consapevoli dei nostri limiti. Senta, ma cioè come fa per farlo addormentare adesso? Gli canta qualche ninna nanna, qualcosa? No, si addormenta. Stanotte si è svegliato, l'ho un po' cullato. Poi stanotte... Beh, la riconosce? Ma guarda come cambia il volto quando parla di suo figlio. Sì, no, inizia a interagire. Sai, inizia un po' ad imitare, gli faccio le vocali e lui... Tipo, che vocali gli fa? Le ma da quale? Poi ce n'è qualcuno preferito? Le vocali? Cosa la quale? La sua preferita forse è la U. E c'è una vocale preferita? Perché la U? La U, non lo so, lo chiedo. Gli viene bene. Come la fa? Cioè lui fa la U? No, io faccio la U e lui comunque ripete qualche suono. Come gli fa la U? Gli faccio lui in questo modo. U. U. No, così fa paura, se gli fa U sembra che... Stanotte ho messo dei video di cucina, perché io adoro cucinare, è una cosa proprio che mi rilassa tantissimo. Ma sei bravo? Beh, una volta ti invito a pranzo, cioè, e giudicherai tu. Certo. Meglio politico o meglio cuoco? Non lo so, penso. Ma no, questa passione per la cucina quando è nata? No, da diversi anni. Anche quando all'università, il giorno prima di dare un esame, magari ero nervoso. Per la tensione tu sì, devi cucinare. Cucinavo. Qual è il tuo piatto di battaglia? Ma io faccio veramente tutto. Faccio anche le rosette in casa. Le rosette? Cioè, faccio ho l'impastatrice. Il pane? Sì. Ma anche il pane integrale? Perché io mangio il pane integrale? Gli do la forma. Ci avete presente il tagliamela? Quello sì. Che gli do la forma, diciamo, alla pagnotta con quello, e poi viene una rosetta perfetta soffiata. Ma il suo piatto, cioè, se proprio quando deve fare una cosa per cui è sicuro, faccio quel piatto. Beh, lì forse risotto e funghi porcini. Risotto e funghi porcini, che io adoro i funghi porcini. Senta, ma cosa cucinerebbe Matteo Renzi? Ma no, l'hanno già cucinato abbondantemente. Tagliamela, direbbe il tagliamela senza mela. E invece a Berlusconi cosa cucinerebbe? Ma insomma, non lo so, ci devo un po' pensare che piatto. A Di Maio? Luigi è venuto tante volte a mangiare. Pranzo, a cena da me. Una bella forchetta o...? Sì, mangia bene. Una volta gli ho cucinato degli spaghetti col pomodoro fresco, molto buoni. E si è sporcato la camicia? No, non si sporca. È andato in analisi, sai, quel giorno che si è sporcato la camicia. Senta,
di rosso la camicia bianca. Non si sporca mai. Stiamo cercando di trovargli una fidanzata, perché metti che ci diventa premier così solo, neanche una donna che ti aspetta la casa la notte. Gli ha presentato qualche sua amica? No. Sara non ha delle amiche normodotate? No, che magari a cui piace di Maio, no? Ah, senz'altro, magari vedremo. Che lei sappia sempre single, comunque sì. Ah, io della vita privata di Luigi. Però scusi, guarda, che tu devi capire che la vita sentimentale, come tu hai provato sulla tua pelle, ha un'influenza anche sulla resa politica, sulla serenità. Ma facciamo diventare premier single, magari è più nervoso. Cioè, ce lo mandiamo così a Parigi a trovare Macron da se solo. Va a Londra con Fieramonti, cioè di incontro andare invece sceglierà con lui. Si innamori. Speriamo che si innamori. Quindi, però, senta, c'è una cosa che non le piace di Di Maio? Ci sarà una cosa, non è mica l'uomo perfetto. Ma nessuno è un uomo perfetto, perché dai, e Luigi siamo molto diversi, e per quello siamo sempre andati molto d'accordo. Arriva in ritardo, è puntuale, è testardo. È molto puntuale. Sì, è preciso. Sì, è preciso, però... Si veste un po' da vecchio. Soltanto, perché qualcuno può pensare, no, che non lo so, è un calcolatore, invece è un ragazzo anche molto passionale. Bisogna... conoscerlo bene, io siamo molto amici. Gli ha mai regalato una camicia, una cravatta, qualcosa per... Gli ho regalato un portacravatta. Portacravatta, perché ne ha tante. Questa troppo come gioco. Questa è Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il portacravatte. Ma quello da mettere dentro l'armadio? Ma no, quello si attacca, quello lì, se non lo so, voi, no, cioè, non le usi la cravatta. Rai Radio.
Lei non è affatto una proposta di sinistra. Ma per esempio, come fate? Se doveste fare, ci fossero i voti di Liberi Uguali ai vostri punti, loro poi vorrebbero togliere le tasse universitarie, perché era nel loro programma. Questa cosa non la facciamo. Ma non è che si potete fare solo quello che volete voi. Magari si troveranno appunto delle soluzioni sulla base delle proposte condivise con i vari politici. Diciamo, sì. I temi di questa campagna sono svariati. Allora, case chiuse, sei favorevole alla riapertura tu? Allora... Stai respirando, No, no, ma figurati, guardate che non essere candidati anche ti permette di essere molto libero. No, perché poi questa è la trasmissione, bisogna stare attenti, perché uno dice una battuta così e diventa un fiuzza, se no è un attimo. Io ho sempre pensato appunto nella possibilità di legalizzare anche la prostituzione. C'è una mia collega che si chiama Fabiana Dadoni, eccellente, che si è occupata anche del tema, diciamo, della prostituzione correlata alla tratta delle schiave, eccetera, eccetera, che mi ha fatto sorgere alcuni dubbi. Perché in realtà, diciamo, intervenire in questo settore, se da un lato potrebbe legalizzare appunto regolamentare diciamo. Quindi un determinato mestiere, anche magari punire i papponi e coloro che sfruttano le donne, da un altro lato potrebbe anche incentivare la tratta delle schiave, quindi è qualcosa che secondo me il futuro Parlamento, lo dico appunto da cittadino, potrebbe affrontare, ma nel modo giusto, senza fare slogan o contro slogan, ma analizzare anche le esperienze di regolamentazione che ci sono state all'estero e vedere se sono state positive o meno, soprattutto per quanto riguarda il benessere delle donne che lavorano in questo settore. Lei è mai stato con una... No. Perché sai che non si trova nessuno, è come ma quando c'era Colpo Grosso, ti ricordo una volta c'era Colpo... Ricoprimi di baci. A dozzina. Ma che non lo guardavi? Quindi qualcuno... No, Colpo Grosso lui era, non c'aveva ancora la televisione. Ah, ce l'aveva Sì, no, ce l'avevo. Io sono del 78 e era il programma con Umberto Smaila. Sì, qualche volta l'ho visto. Ma adesso... ma anche rivisto, anche dopo tanti anni che era stato chiuso. Adesso che ha la TV in casa, cosa guarda in TV? No, la TV è in salotto. Sì. Comunque non la guardo quasi mai. Niente, proprio, niente. Ma sto guardando, sono anch'io caduto in Netflix. No. E quindi mi sono visto una serie che si chiama Stranger Things. Ma invece i programmi televisivi, no, telegiornali? No, figura se guardo il PD1, il PD2, il PD3. Vabbè, non so, può guardare un altro canale. No, assolutamente, non le guardo. È vero che non leggi PD7? PD7? No. PD5? Però la 7 dicono, che è un po' grillina. No. No, io non lo guarda neanche Mentana. No, no, ogni tanto l'unico telegiornale che ogni tanto guardo, poi onestamente non ci sto neanche in quell'orario, certo. Da telegiornale è TG di Mentana. Senta, ma invece parliamo delle parlamentari, no? No, che mi stavi chiedendo una cosa interessante. Io stavo facendo una domanda interessante. Sulla televisione, aspetti, possiamo andare dietro il nastro? Serie TV, no? Questa abbiamo già detto. L'ho guardato. Un'altra cosa. Guardi, l'età, signor Di Bassi. Si comincia così e poi è un tracollo, guardi, glielo dico. No, ma scusami, non guardi neanche Masterchef? No, non guardo neanche Masterchef. Mi guardo su internet alcuni video di alcuni chef. Chi è il tuo chef preferito? Adesso sto seguendo uno chef che si chiama Luca Pappagallo. Pappagallo, perché ripete tutte le cose, le dice. No, perché cucina in maniera abbastanza grassa, che mi piace. Tipo, qual è il piatto che fa Pappagallo? Lui fa anche lui moltissimo. Ieri notte, perché vi sto dicendo questa cosa. Ieri notte, stanotte si è svegliato Andrea presto. Sara era molto stanca e mi ha detto: ti prego, occupatene te. Cioè, almeno una volta. Quindi io me ne occupo, alle 4:30 mi sono alzato, ero un po' coccolato, non si addormentava, ma ho messo un video Pappagallo stanotte ha fatto delle cotolette di porcini. Però c'è il fisso. Ma tu sei proprio fissato, mi piacciono tanto i funghi. Sta diventando un vecchio porcino. Impanate, quindi, e fritte. Sì, praticamente passi i porcini tagliati un po' a mo' di cotoletta nell'uovo, nel pan grattato e friggi. Senta, vogliamo parlare fritto è buono tutto, vero? Fritto è buono tutto, certo. Certo. Senta, vogliamo parlare di queste parlamentari. Allora, lei ha votato? Certo. Perché ha votato? Si sa. No. Io ho votato al Senato Paola Taverna, non le voglio dire tutti, dai, però ho votato Stefano Vignaroli alla Camera dei Deputati, sì. Paola Taverna al Senato e gli altri, vabbè, non li voglio dire. Non diciamo. Senta, ma così è, senza fretta, dico, lui, guarda, c'ha questo pensiero da pochi giorni. No, senza fretta, senza mezzo di pressione. Adesso... Avete votato, voglio dire, 10 giorni fa, quindi ci vuole del tempo, nel senso, lei ha un'idea più o meno... Dei numeri. Su quando ci saranno i numeri, perché Di Maio l'altro giorno, lunedì, dalla Gruber ha detto che martedì mattina ci sarebbero stati i risultati. Ancora no. Beh, insomma, almeno prima che vada via lei a San Francisco, dico, credo proprio nei prossimi giorni verranno pubblicati, però non lo so quando. Onestamente, non è un po' stupito dal fatto che voi siete il partito più, il movimento più tecnologico. Onestamente, no, perché la mia esperienza, io giudico la mia esperienza, no? Io non conoscevo nessuno, non conoscevo Beppe.
e mi sono candidato come tante persone si sono candidate e ho avuto un'opportunità in Parlamento, per cui la mia esperienza personale in merito al Movimento 5 Stelle è di assoluta trasparenza, per cui no, io mi fido tanto del Movimento. Certo, ma diciamo forse anche come immagine esterna, no? No, il fatto di metterci così tanto tempo, uno dice ma questi li stanno riscrivendo, cosa fanno? No, ma figuratevi, no, certo, assolutamente però, no. Considerate, lo dico onestamente, una campagna elettorale è molto dispendiosa, non è che abbiamo sedi di partito, staff enormi, non è che le abbiamo tante persone che si fanno in marzo. Che il sistema Rousseau fosse una cosa futuristica, per cui... Come tutte le cose estremamente importanti è che... Bisogna testarle. Bisogna, soprattutto hanno bisogno di un po' di tempo, per svilupparle al meglio. Come li scegliete questi candidati che sono venuti fuori... Perché ce ne sono alcuni, no? Emanuele Dessi, no? Candidato al Senato Dessi, 5 Stelle, in provincia di Latina. C'è un video insieme a Domenico Spada dell'omonimo clan di Ostia, in cui poi lui racconta di aver menato un ragazzo rumeno. Allora, cosa fate? Questo... Per quanto riguarda il qualsiasi forma, non è facile. Qualsiasi forma di violenza fatta o millantata, poi non so che cosa sia successo in passato. Io la condanno sempre. Ma quindi deve ritirarsi, secondo lei? La candidatura non si può ritirare in questo momento, perché comunque sono state presentate le liste. Io posso dire soltanto, ripeto, che condanno qualsiasi forma di violenza, sono anche un obiettore di coscienza. Per quanto riguarda, video, onestamente, il fatto che lui sia preso in un video con un tizio legato appunto alla famiglia della Spada, che all'epoca in cui è stato ripreso con il nostro candidato era un cittadino incensurato, penso campione del mondo di box, qualcosa. Ecco, in quegli stessi giorni è stato premiato, ecco qua la foto, da Malagò e Del Rio. Allora noi, se dovessimo avere lo stesso stile del Partito Democratico, ormai politicamente la carne del gas, dovremmo chiedere le dimissioni di Del Rio perché lo ha premiato. Anche di Malagò, tra l'altro. Io di Malagò ho chiesto le dimissioni ripetutamente per altre cose. E non mi sembra che l'abbiano ascoltata. No, perché lo sport italiano non va bene e secondo me i responsabili sono i dirigenti. Chi le piacerebbe come presidente della Federcalcio? A me, Tommasi. Però ha visto, non... perché Tommasi ha fatto così, è andato dal primo che poi io non l'ho detto prima pubblicamente perché comunque i parlamentari si devono fare gli affari loro rispetto vietato, a delle cose che non gli competono. Dato che siamo in un certo senso, io sono in un certo senso in uscita, posso dire che Tommasi, da giocatore, lui penso si ruppe i legamenti, rinunciò allo stipendio, andò col minimo sindacale. È una persona, io poi l'ho conosciuta, è una persona estremamente onesta, per bene. Quindi dato che ama molto lo sport di base, il calcio giovanile, io credo che veramente, dato che il calcio è in crisi sotto tutti i punti di vista, credo che un presidente come Tommasi serve un presidente all'altezza. Quindi mi auguro. Quindi meglio un calciatore comunque che un dirigente, secondo lei? Un ex calciatore, dico. Meglio Tommasi. Però mi sa che Tommasi ormai questi non saranno più ricandidati. Vi rendete conto che tra i candidati c'è questo Sibilia, che è un senatore, se non sbaglio, Forza Italia. Candidato. Ma è possibile che vi sia questo conflitto di interessi anche in ambito sportivo? Cioè che presidenti di federazioni siano politici? Cioè è qualcosa, una commissione che è inaccettabile. È il conflitto di interessi. Io mi ricordo, leggevo Repubblica, me l'hanno menata per 25 anni col conflitto di interessi e poi è andata alla sinistra e non l'ha risolto. Il conflitto di interessi è qualcosa che uno l'ha sempre legato solo a Berlusconi, che ne ha tantissimi, ma risolvere il problema del conflitto di interessi produce anche lavoro, più competitività, meno potere accentrato in poche mani, più meritocrazia. Questo significa risolvere il conflitto di interessi. Però ormai Repubblica non ne parla più perché la sinistra è andata al governo e non l'ha risolto. Si è capito bene con i conflitti di interessi della Boschi, perché non sono intervenuti. Gianluca Bertelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Bertelli, lei è l'organizzatore della cena di Nardella a Palazzo Vecchio. Della supercazzola Nardella. No, che si terrà il 15 febbraio a Palazzo Vecchio. Cioè, lei ha organizzato questo evento su Facebook, ci spieghi bene? No, niente, mi stavo rilassando nel mio orario biologico tentando di fare... non prendiamola così alla larga. Da dove stiamo cominciando, Gianluca? Senso, esatto. Nardella tempo fa aveva promesso che il 14 febbraio per San Valentino... 2018. Del 2018, un articolo riportato dal Report, da Reporter, avrebbe consegnato finalmente la tranvia a Firenze, purtroppo la tranvia è ancora lunga da finire. Ma soprattutto aveva detto che avrebbe fatto... aveva scommesso con i fiorentini una cena. Se il 14 febbraio del 2018 la tranvia non sarà pronta. Esatto. Allora, siccome lei insomma, è ormai abbastanza chiaro che non dovrebbe essere pronta... Cioè, a che punto sono i lavori? Quando sarà pronta? Chiediamola a Nardella. E quindi non sarà pronta, secondo lei, per il 14 febbraio 2018, quindi lei il 15 febbraio ha organizzato questo evento su Facebook che si chiama...
la cena di Nardella. Certo. Gianluca, ciao, quando la fai? Il 15? Sì, ma noi volevamo farla il 15, soltanto è un po' sfuggita di mano. Perché? Tra partecipazioni sì, perché al momento quante persone pare parteciperanno? Ma le interessate quasi 6.000, sì, parteciperanno 4.000. Paga Nardella, no? Permette tutti gli scontrini. Come fate? Cioè, ci vuole un tavolo grande? No, ma infatti vista abbiamo anche cambiato, abbiamo fatto una proposta nuova a Nardella dicendo, vista chiaramente l'impossibilità logistica di ospitare tutti, ed anche economica, perché come con Renzi, quando entra in politica i suoi incassi, il suo corrente è diminuito, l'abbiamo proposto 100 pacchi spesa per 100 pensionati di fiorentini. Certo, e avete già avuto una risposta da Nardella? No. Senta, lei aveva preparato anche... un menù avevate, Gianluca? Sì, avevamo proposto un menù. Ce lo dica l'antipasto? Lei. L'antipasto, avevamo pensato a un antipasto del Sud Tirol alla Bosche. Ma non Sud Tirol alla Bosche. Ma... Come primo piatto, gli inciuci alla Rignanese. Vabbè, secondo? Secondo piatto, una fritturina alla De Luca. È buona, sì. E poi e dolce? Per finire, e per dolce... Bellezza... Una torta all'Etruria. Ma com'è la torta all'Etruria? Ma che menù è? Signor Bertelli, niente, ma avete invitato anche Renzi La Boschi nel caso? Volendo sì, però mi sa che La Boschi è un po' a nord. No, forse è quello. Ci faccia sapere poi se la fate o meno. Grazie Gianluca Bertelli, arrivederci. Ciao Gianluca. Dippa, grande. Salve, ciao Gianluca. Ciao. Bene, la chiama... Perché vi conoscete così? No, non lo conosco. Ah, non lo conosco. Tu hai aderito alla sua iniziativa con entusiasmo. Insomma, quando i cittadini anche utilizzano l'ironia per prendere in giro il potere, è più che legittimo e anche auspicabile. Senta, a proposito di ironia, a Firenze contro Renzi nel collegio uninominale avete candidato un renziano, a proposito dico... Però io da questo punto di vista condivido quello che ha detto Luigi, non è che aver diciamo fatto politica in precedenza, poi mica è uno che è stato mai eletto in precedenza, evidentemente si sarà disintossicato. Però anche io votavo il Partito Democratico. Però, tanti anni fa, lui addirittura aveva condiviso un tweet di Renzi, di Feltri, che diceva che Di Maio non aveva mai lavorato in vita sua, il signor... Tutte le persone hanno, come dicevi tu in precedenza, diritto a cambiare opinione. E io mi auguro, dato che obiettivamente per andare al governo e vincere le elezioni dobbiamo convincere tante persone che un tempo hanno votato Renzi e Berlusconi a votare il Movimento. Certo. Se anche dei professionisti si sono tra virgolette disintossicati, è un bene, evidentemente abbiamo lavorato bene. Senta, però a me questa cosa oggi io leggevo il ascoltate bene, oggi prima pagina del Corriere della Sera c'era scritto nuovo caso Movimento 5 Stelle, candidato, tu che ti aspetti? Che sia uno dranghetista, provoca giustizia, camorrista, indagato, ex PD. L'hanno scritto questi del Corriere della Sera, io non voglio fare paragoni. No, perché voi dite che uno non può essere candidato se ha già stato eletto oppure ha concorso in un'elezione prima contro... Come era l'ammiraglio Veri, per esempio. L'ammiraglio Veri, esattamente. Perché è stato sostituito da Dino Giarrusso. Ma perché non fate il nome del candidato su Wikipedia? Cioè, come consiglio, evidentemente, quando tu fai, questa è la verità, controlli su tanti candidati, ti è capitato magari ma Dino Giarrusso inizialmente aveva detto di no, invece poi si è convinto. Credo che lui appunto all'inizio pensava di candidarsi, poi cambio idea, io ci parlai e lui mi disse no, ho cambiato idea, perché magari forse per quello che la candidarsi ha parlato con lei e ha cambiato idea. No, io ci parlai prima. Dico lui voleva candidarsi, ha parlato con lei e ha detto no, non mi candido più. E adesso no, candida. Aveva già deciso di non candidarsi e poi ha cambiato opinione. Senta, è legittimo. Io dico, questa è una trasmissione in cui se uno dice una cosa poi diventa un film, però questa è anche una trasmissione in cui se uno dice una parola. Luca Pappagallo, buongiorno! Buongiorno a voi. Sei incredibile. Senta, signor Pappagallo, lei nella vita fa lo chef. Faccio lo chef. Lo chef grasso e gustoso, che frigge. Molto grasso. Allora, quindi molto gustoso. Allora, signor Pappagallo, noi non sapevamo della sua esistenza. Ci perdoni se non la conoscevamo, signor Luca. Pochi minuti fa, qui in trasmissione, Alessandro Di Battista, deputato sciolto del Movimento 5 Stelle, ci ha detto che di notte guarda le sue ricette su YouTube. Quando il bambino si sveglia, lui guarda le sue ricette. Perché è una persona intelligente. Beh, adesso, signor Pappagallo, signor Di Battista, potete presentarvi... Sì, lui utilizza molto chef, salve, molto piacere. Piacere tutto mio. Quando si incontra i miti è sempre un po'. Lei è toscano, ci diamo che tu sei toscano. Io sono toscano, io sono toscano. Utilizza molti prodotti toscani. Certo. Ma io, dato che amo la ribollita, ho visto anche una ricetta che ha fatto lui. Come la fa la ribollita, signor Pappagallo? La faccio bene. Bene, sì, certo, ma con cosa la fa? Alla
le cose principali nella ribollita sono il pane, i fagioli, sì, il cavolo nero, sono queste le cose base. Poi, come tutti i piatti che nascono così, quello che c'è in quel momento, uno lo mette dentro. Senta, signor Diba, ha qualche consiglio, cioè qualche, vuole chiedere qualcosa sul pappagallo? Qualche dubbio, qualche su qualche dubbio ricetta su... che hai seguito di Luca? No, però quando ho qualche dubbio, dato che sono tantissime le ricette che fa lo chef, cioè, pappagallo, vado su internet. Ma di quelle che ha visto, c'è qualcosa che l'ha colpita? Qual non è ha capito? La sua preferita, Luca, sono i funghi. Il risotto? No, i funghi fritti come la cotoletta di porcini. Funghi, la cotoletta di porcini. Quelli sono uno spettacolo. Ma le ha provato a farle, signor Dibba? No, non ancora. Ma ha capito tutto. Non è facile trovare porcini buoni adesso. Può, signor Pappagallo, consigliare a signor Dibba dove andare a comprare i porcini? I porcini ora di quel tipo lì è praticamente impossibile. Lo so, vedi che sono esperto. Certo, no, esperto. Senta, ma signor Pappagallo, ma le piace Di Battista? Senza dire... Senza... Non ci dica chi vota che non ce ne frega niente. Ti fanno il mazzo come Marietta Berti. Occhio! C'è una legge del paese che vieta questa cosa. Poi bisogna chiamare Craco, esatto. Quindi non devo dire che mi piace, però dico che mi piace. Sì, certo, come uomo. Va bene così. Come uomo. Lei può dire innanzitutto la verità, perché noi la amiamo la verità. No, però no, questa è la verità. Senta, è una persona molto interessante. Ma Pappagallo è il cognome o è il soprannome? No, proprio il cognome. Ma lei quanti anni ha, Luca? Io ce ne ho 53. Beh, insomma, quindi... Ma ha un ristorante? No, assolutamente no. No, tutto il nostro lavoro è tutto fatto, è tutto nel web. Tutto nel web? Ormai da tantissimi il anni. Il nostro, ha detto nostro, quindi non è da solo, chi altro c'è? No, siamo una decina di persone che lavoriamo. Cosa fa, nel senso, web, senza l'estate, manda a casa il piatto? No, noi tutta la nostra è una produzione editoriale, quindi noi produciamo video, foto, ricette, così adesso via. La cerco, Luca. Certo. Grazie Luca Pappagallo, lo chef preferito da ciao, arrivederci chef, da Alessandro Di Battista. Senta, lei è un grande cuoco, grande cuoco. Beh, no, mi piace molto non si butti giù, grande cuoco, un grande politico, ma anche grande cantante. Bravo! vede che la sa. Senta, che facciamo, cosa vogliamo cantare? Via, su vai. Si canta da qua. Sì. Para balar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Mettiamo i parti. Arriva. Qualche parola della politica così, insomma. Dai, arriva, ya. No, meglio la portisere. Portisere, portisere. C'è un invito al voto. Soy marinero. Io sono Di Battista. Soy marinero, soy capitan. Soy Di Battista, no? Capitan, soy capitan. Senta, ma poi lei fece quella meravigliosa versione di Bella Ciao, se la ricorda, in una commissione. Ah, Banca Ciao. Com'era Banca Ciao, se la ricorda? Su Bella Ciao. Banca Ciao. Banca Ciao, certo, facciamo il ritornello. Com'è il ritornello? Non me lo ricordo. Anche solo Banca Ciao. Io con Giorgio Sori alla sì, facevo. Bella coppia. Un po' di Wendy, diciamo. Com'era? Banca Ciao, non lo so. Non mi ricordo. Se, perché era una presa, insomma, far capire che quelli che cantano Bella Ciao parlano di Berlinguer. Certo. Del pugno chiuso e poi hanno colpito il risparmio degli italiani. Per me l'ipocrisia, avendoli votati della sinistra, è qualcosa per me sempre stata stomachevole. Senta, che canzone dedicherebbe a Matteo Renzi? Già me l'avete chiesto una volta, insomma, per me siamo ripetitivi. Va abbastanza ignorato, gli date anche un po' troppa importanza. Vabbè, è stato comunque il segretario del partito più importante del paese. E quindi, per adesso è il periodo più importante del paese, poi ci sono le elezioni, vedremo, però al momento... La prima forza politica del paese è ampiamente il 5-6, secondo, da diverso tempo. Secondo i sondaggi, diciamo, però secondo il Parlamento... Al momento, schiavi, lui non lo so di chi. Senta, ma quindi una canzone per ignorarlo cosa potrebbe essere? No. Triste? Addio, Binario, triste e solitario, tu che portasti Celeste via nostalgia. La giovinezza mia. Celeste nostalgia di Gocciante. Gocciante, com'è? Amore mia grande amica mia, cara celeste nostalgia. Però se non c'è la nostalgia dentro... di quelli dei valori della rottama, questi devono rottamare e candidano il figlio di De Luca in Campania, candidano Berlusconiana a destra e sinistra, candidano la Casini a Bologna, no? La svolta da Bolognina al Partito Comunista a Casini. Ma ci sono... È una cosa ti fa strano vedere Casini a Bologna contro Bersani? No.
Perché io, guardate, cercate, dato che siete presi a cercare, io in tempi non sospetti, un paio di mesi fa, però non la trovo l'intervista, non mi ricordo, sua. Lo dissi perché quando vidi il comportamento osceno di Casini come presidente della Commissione Banchi, capì che evidentemente stava barattando il tentativo goffo, tra l'altro improduttivo, di salvare la Boschi, che poi è crollata anche grazie a quella commissione, con evidentemente un seggio sicuro. Tac! Questi come? Questi dinosauri Massimo Boldi, buongiorno. No, scusi, veramente Renato Pozzetto. Sì, ho sbagliato. Certo, Tac era Renato Pozzetto in Un ragazzo di campagna. Quando... Ma c'era la televisione quindi a quei tempi? Sì, vedevo un sacco questi film. Mi piacevano tanto i film di Celentano. Senta, ma cosa vuol fare da grande, signor Dibba? No, continuare a occuparmi di politica in tanti modi diversi. Essere un cittadino onesto e continuare come sto facendo. Dove si vede tra 10 anni? Non ne ho idea, io 5 anni fa non mi vedevo qua. Certo, qui da noi lo immagino, certo. Ma ti immagini più che adesso sindaco di Roma o ministro, per fare felice tua mamma e non solo? Onestamente sindaco di Roma proprio no. Anche no. Perché ha visto, insomma, siete un disastro quando governate i comuni. Questo lo dici tu. No, vabbè, Virginia sta facendo un sacco di cose importanti. Certo. E non è una difesa di ufficio, un sacco di cose importanti. Però la sensazione che si ha è governo a Livorno, a Roma, a Torino. Anche a Livorno, guardate l'azienda di rifiuti. È tutto cambiato. La verità è che il Movimento 5 Stelle vince nelle realtà in macerie. Questa è la verità. Per cui riuscire a tirare su le città lasciate in macerie necessita di tempo. Per cui Virginia dovrà essere giudicata al termine del mandato. Ciò nonostante, molte strade si stanno facendo, certe ruberie sono state bloccate, si è approvato il bilancio per tempo negli ultimi due esercizi di bilancio, un sacco di cose importanti. Quindi sindaco di Roma no, più facile ministro tra 5 anni, no, come percorso politico suo, come desiderio? Non lo so, adesso quello che mi preme è scrivere un bel libro di viaggio, fare dei reportage dall'estero. Glielo diciamo noi e cosa succederà nel suo futuro? Lo chiediamo al divino Telma. Rispondi. Rispondi, rispondi. Prendi il cellulare tra le mani. Divino Telma, buongiorno. Vi salutiamo e benediciamo da una piazzola di sosta diretti a Milano, dove saremo questa sera ad anni 90 specie. Ma scusi, ma come i cani in autostrada l'hanno abbandonata, Divino? No, ci siamo fermati appunto per il collegamento. Ma chi guida, Divino? Chi guida, come? Divino? No, chi guida? Un servo, adesso come un non servo? Ricordo il nome. Comunque ringraziamo il cittadino Bersani che ieri sera ci ha citato ha detto mago. Senta, Divino, in studio però ha detto una cosa giustissima, che la legge elettorale la possiamo capire soltanto noi. Senta, Divino, in studio con noi oggi c'è Alessandro Di Battista, deputato sciolto del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo sapere lei che vede nel futuro, se in un futuro, non adesso, nei prossimi mesi, ma in un futuro anche più lontano, il signor Di Battista farà mai il ministro di questo paese? Perché insomma lui si organizza anche. Sì, la vostra domanda collima con il nostro segreto pensiero. Ma si figura. Non so se questo è un bene o un male. Io non lo so, io lo so. No, collima nel senso che immaginavamo una domanda del genere. E quindi è già pronta la risposta, coincide, Divino. Insomma, con l'humus. Buono l'humus. Comunque, il cittadino Di Battista risulta essere nato a Roma il 4 agosto 2731 a Burbe Condita. 1978, diciamo. Ed in una pregressa colleganza bicefala del 2769. Aveva detto di essere nato il... 6 anni fa ha detto di essersi disvelato nella forma corporale attorno a mezzogiorno. Conferma questa vaga? Ecco, Divino, conferma, Di Battista conferma. 5 secondi per dire se farà il ministro sì o no. Allora, tirando le somme, considerando la risposta è... che abbiamo un trigono di Marte, un trigono di Urano, certo. e taceremo la risposta della è... risulta che la prospettiva appare ondivaga, tuttavia in fondo al tunnel noi scorgiamo un ridondante, copioso e prospettico Pusigno. Quindi grazie Divino, c'è il Pusigno. Quindi è un sì. Grazie ad Alessandro Di Battista, deputato sciolto del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. La barzetta di oggi di Enrico Zanetti, deputato di Noi con l'Italia Scelta Civica. Ci torniamo domani alle 13.30. Questo era Un Giorno da Pecora, il programma con un ridondante Pusigno. Un uomo cammina su una strada di campagna, quando la sua attenzione viene catturata da un contadino che corre urlando da una parte all'altra nel suo campo. Il contadino sembra davvero disperato, terrorizzato, e l'uomo non riesce a capire che cosa sia successo. Quindi si avvicina al campo e a gran voce chiede: «Ha bisogno d'aiuto?». Prontamente il contadino risponde: «No, mi lasci finire!». L'uomo rimane stupito e allora chiede: «Scusi, ma cosa sta facendo?». «Sto seminando il panico!».